Lo schianto poco prima delle 5 questa mattina in via per San Fermo a Como, gli occupanti di una delle due vetture coinvolte che scappano dopo l'incidente, una persona in ospedale, traffico in tilt in buona parte della città in piena ora di punta. La famiglia del ferito lancia un appello ad eventuali testimoni, chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti. Lo scontro frontale si è verificato dopo la seconda galleria in salita verso il comune di San Fermo. Un uomo di 45 anni, residente in città, che stava andando ad imboccare l'autostrada per una trasferta di lavoro, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo, quindi media gravità. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e proprio questi ultimi hanno riferito che al loro arrivo le persone a bordo della vettura con targa spagnola, sulla quale sono in corso accertamenti per capire chi siano i reali intestatari, erano scappate dopo lo schianto. E a questo proposito, mentre proseguono le indagini dei carabinieri di Como, sono gli stessi familiari del ferito, ancora scossi per l'accaduto, a sollecitare eventuali testimoni a fornire informazioni. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della via e i rilievi del sinistro, la strada è stata chiusa, è stata riaperta poi soltanto poco dopo le 8. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale in piena ora di punta, incolonnamenti sono stati registrati di conseguenza nella zona di San Fermo e nel percorso per tornare verso Como, a Brestino, Lazzago e poi lungo via Varesina, il nodo di Camerlata e quindi in Napoleona.